Siamo qua venuti a Urbino, siamo invitati con una piccola parte del nostro presepe perché siamo oltre 100 figuranti, che siamo poi piazzati in un bellissimo giardino con una ricostruzione molto 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 accurata delle capanne e tutti i mestieri e ci rinnoviamo, cioè diciamo che siamo presenti il 26 e il 6 dicembre che quest'anno. Vi aspettiamo tutti numerosi sperando di aver fatto anche oggi dato una bella immagine al nostro presepe, anche se siamo in una parte molto ridotta. C'è anni di lavoro. Questa è la 13ª edizione quest'anno. Siamo partiti in un camping al mare a Torrette con dei ragazzi, dopodiché i più grandi hanno preso in mano tutto e hanno fatto una cosa più molto bella anche quella dei ragazzi, ma questa qui più particolareggiata anche nella ricostruzione abbastanza fedele del presepe. Sì, una cosa importante è che abbiamo anche quest'anno voluto a tutti i costi, quando sembrava che non riuscivamo a farla, per mancanza di gente, sai come tutte, anche le piccole frazioni purtroppo hanno le loro difficoltà nell'organizzare. Torrette di Fano è molto piccola, però ci stringiamo tutti insieme con i ragazzi giovani e meno giovani e cerchiamo anche quest'anno di fare una bella ricostruzione, un bel presepe.